per capire un po' un suo giudizio su questa partita dove il Pescara vi ha oggettivamente messo in difficoltà. Dopo i primi 10 minuti di equilibrio ha costruito tante palle gol. Sì, sapevamo che insomma il Pescara ama giocare in spazi ampi, perché le giocate di Zeman sono arcinoto un po' a tutti, no? E quindi sta cercando di dottrinare questi ragazzi a sviluppare il gioco che è proprio di Zeman. Proprio per questo abbiamo cercato di fare densità per dare meno spazi possibili. Abbiamo avuto delle buone chance anche noi nel primo tempo per fare gol. Quella di Maniera in apertura di ripresa. Esatto, sai, magari passi in vantaggio cambia un po' lo scenario, però se non lo fai poi ti devi aspettare che venga fuori la qualità e le giocate del Pescara come sono venute fuori. Poi il secondo gol, secondo me, è viziato anche da un fallo non visto dall'arbitro, anche se era là vicino a Maniero. Quando ti ripartono a campo aperto, poi Colai è bravissimo l'uno contro uno ed è facile che possa trovare la giocata vincente. Sono sviste che poi paghi caramente, perché per rimetterti in partita è dura, perché il Pescara non da oggi ma da quando è stata costruita è una squadra attrezzata per fare un campionato di vertice, un campionato importante. Poi ha avuto la sfortuna di incontrare due grosse squadre, una che è il Catanzaro e l'altra che è il Crotone. Insomma, sono piazze e organici importanti. Se la dovrà giocare ai playoff, però è una signora squadra. Chiedo due cose io al tecnico Fontana. La prima, cosa vi siete detti con Zeman prima della partita? Ho visto che si è alzato dalla sua panchina e è andato a stringere la mano a Zeman, e poi avete parlato un po'. Sì, ci siamo incontrati poco tempo fa a Firenze, a Coverciano, per le panchine d'oro. Era seduta accanto a me, non ho avuto la forza e il coraggio di rivolgere la parola, però sono stato coinvolto nello scrivere in collaborazione con Colbari, con un giornalista, un libro su Zeman. Ovviamente a lui spettava la parte letteraria, a me la parte tecnica, ma sono andato solamente a... Fontana è un fan di Zeman. Ma sì, perché comunque a mio avviso è un uomo che ha dato tanto al calcio italiano e per me, insieme a Sacchi, rappresenta il vero primo cambiamento del calcio italiano, perché con le loro idee, con il loro calcio hanno trasformato e hanno anche, a mio avviso, dottrinato in qualche modo i nuovi tecnici, per cui credo che il calcio debba tanto a Zeman, perché se oggi c'è una visione completamente diversa rispetto al calcio tradizionale al quale eravamo abituati, lo dobbiamo soprattutto a questi uomini e a Zeman, che negli anni non ha mai cambiato, ha portato avanti le sue idee, ma soprattutto al di là di quelli che sono stati i concetti di calcio, che sono fondamentali e innovativi. Io credo che la purezza dell'uomo che ha dimostrato negli anni debba essere un messaggio per tutti noi. Insomma, credo che le analisi della partita passino in secondo piano dopo questa bella pennellata che ha fatto il tecnico Fontana. Io chiedo solo una cosa: quanto ha influito nello sviluppo tattico del match l'infortunio di Leonetti dopo pochi minuti? Ma tanto, perché per noi è un giocatore importante che determina soprattutto nell'ultima fase dell'azione, è un giocatore che è capace di strappare, di creare superiorità numerica, è capace di giocare uno contro uno e sente anche molto la porta. E purtroppo da quando sono arrivato io a Torre del Greco l'ho avuto veramente per poco tempo, perché ha avuto sempre dei problemi fisici e adesso è incappato in questo nuovo infortunio. Spero non sia nulla di grave, ma nulla fa pensare a qualcosa di positivo, però è purtroppo un giocatore Enrico, che per posso noi è importante, fare una domanda? Non averlo sposta tanto. Io do l'auricolare allora a Fontana, sì, per una domanda di Massimo Profeta da studio. Ecco l'auricolare, prego mister, così può ascoltare Massimo Profeta in studio, che vuole fare una considerazione con Gaetano Fontana. Ti ascolta ora Massimo. Intanto buonasera Fontana, noi ci ricordiamo ancora del suo sinistro, qualche traversa sta ancora tremando quando indossava la maglia dell'Ascoli. A parte la battuta, perché nelle ultime gare esterne diciamo che lei ha ridato sicuramente più solidità, no? Questa è una squadra che aveva preso 46 gol, soltanto uno nelle ultime 4 partite, addirittura solo 9 nelle ultime 12 da quando lei è in carica, però si è sistemata sempre secondo i canoni del 3-5-2, se non vado errato. Oggi con i tre attaccanti, qual era la sua idea con i tre attaccanti puri? No, non era mutata molto. Guida oscillava nella posizione da mezzala in fase non possesse, poi quando ci dovevamo allungare doveva andare a occupare una zona a ridosso degli attaccanti per cercare di creare quantomeno una parità, una superiorità numerica di fronte alla linea difensiva avversaria. Ma non è stata fatta male, il ragazzo ha lavorato anche bene in quella posizione. Poi
Come dicevo prima, abbiamo avuto anche le nostre occasioni per andare in vantaggio, per fare gol, e se non lo fai contro queste squadre poi è normale che prima o poi la qualità loro viene fuori e paghi dazio, così come è stato. Ovviamente il Pescara ha giocato una grande partita, sapevamo della forza di questa squadra, ma stare lì rintanati e sperare di portare a casa un risultato rosicchiandolo a destra a manca non fa parte di noi, non fa parte di me, e quindi anche l'utilizzo di quei giocatori era dovuto al fatto che noi volevamo in qualche modo incidere. Ripeto, non ti offrono tante possibilità, però quando li hai devi fare gol, perché comunque Maniera ha avuto la sua chance. Al primo tempo anche il tiro di Franco è stato parato bene dal portiere della Pizzeri, per cui rimane questo rammarico. Poi ci siamo avvicinati anche tante volte alla porta avversaria, potevamo essere anche maggiormente fortunati, o meglio più precisi, e non è stata così, e poi è venuta fuori insomma questo divario tra noi e il Pescara. Tra l'altro c'è un suo giocatore, credo che si vada a far autografare il libro di Zeman da Zeman. Belle cose queste. Beh, insomma, è un'occasione più unica che rara, perché credo che non lo incontrerà mai più a Zeman, quindi deve cogliere l'occasione anche lui.